8 rimedi casalinghi per far uscire l'acqua dalle orecchie. Accade spesso che, per qualche motivo, l'acqua riesca ad entrare nelle orecchie. Questo ci può causare disagio e anche dolore. È quindi importante trovare modi per rimuoverla rapidamente, causando il minor danno possibile al nostro orecchio. Sicuramente in qualche momento anche voi avrete avuto la sfortuna di ritrovarvi dell'acqua all'interno dell'orecchio, cosa che vi ha causato una molteplicità di sintomi quali prurito, malessere, dolore, perdita di equilibrio, perdita dell'udito. Per questo motivo, è molto importante far uscire l'acqua nel modo più efficace e cercando di non causare più danni al nostro orecchio. Se volete sapere come fare, in questo articolo troverete 8 rimedi casalinghi per rimuovere l'acqua dalle orecchie. Con l'aiuto della gravità. È il modo più semplice e meno invasivo per rimuovere l'acqua che si trova all'interno dell'orecchio. Inclinatevi in modo parallelo rispetto al suolo, lasciando che il vostro orecchio sia completamente al vostro lato. Posizionate il palmo della mano sopra l'orecchio, premendo con forza per alcuni secondi, per favorire l'aspirazione. Ripetete varie volte fino a non sentire più acqua all'interno. Utilizzate un batuffolo di cotone per rimuovere il resto dell'acqua che dovesse rimanere. Sbadigliare aiuterà il vostro orecchio. Provocare sbadigli e anche masticare può aiutare a rimuovere facilmente l'acqua dal canale uditivo. In questo modo generiamo pressione all'interno dell'orecchio medio, reindirizzando i liquidi che si trovano in questo. Asciugacapelli. Questo strumento può aiutare a far evaporare l'acqua che si trova all'interno del nostro orecchio senza dover introdurre nulla al suo interno. Per fare questo, dovete solo prendere il lobo dell'orecchio e tirarlo delicatamente. Accendere l'asciugacapelli a temperatura media. Mantenerlo ad una distanza compresa tra i 10 e i 15 cm, da 4 a 6 pollici. Mettere l'asciugacapelli in una posizione in cui l'orecchio può ricevere tutta l'aria per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione, se necessario. La manovra di Valsalva e l'orecchio. Creata dal medico italiano Antonio Maria Valsalva, questa tecnica è riconosciuta come una delle modi migliori per far uscire l'acqua dalle orecchie. Respirate profondamente, chiudete la bocca e usate le dita a mo' di pinza per tapparvi le narici. Soffiate delicatamente aria dal naso, questo regolerà la pressione dell'aria e consentirà alle trombe di Eustachio, situate all'interno dell'orecchio, di aprirsi di nuovo. Il sale è noto per la sua grande capacità di assorbire l'umidità, e può essere utilizzato in modo sicuro per rimuovere l'acqua dalle orecchie. Che cosa dovete fare? Date uno cucchiaio, 10 gr, di sale nel forno a microonde. Mettete il sale in un panno di cotone. Sdraiatevi e mettete il panno sull'orecchio per almeno 5 minuti. Un po' di aglio nell'orecchio. Non solo vi aiuterà a combattere l'umidità, ma potrete anche approfittare delle sue proprietà antibatteriche per prevenire possibili infezioni nelle orecchie. Inoltre, riuscirete a ridurre in modo significativo il dolore. Prendete uno spicchio d'aglio pulito intero, da cui poter estrarre il succo. Inserite 3 a 4 gocce di succo dentro l'orecchio. Attendere almeno un minuto affinché l'aglio possa svolgere la sua funzione. Lasciate asciugare l'orecchio in modo naturale. Ripetete dopo 2 ore se necessario.
con proprietà effervescenti, l'acqua ossigenata è in grado di rimuovere molto facilmente l'acqua che si trova all'interno delle orecchie. È anche efficace per eliminare il cerume e altri residui che possono trovarsi all'interno del canale uditivo. Con l'aiuto di un contagocce sterilizzato, inserite 4 o 5 gocce di acqua ossigenata nell'orecchio. Attendete almeno 2 minuti. Inclinate l'orecchio verso il basso per consentire l'uscita del liquido. Un rimedio ampiamente usato dai nostri nonni che non solo aiuta a togliere l'acqua dalle orecchie, ma ha anche proprietà antibatteriche che combattono qualsiasi infezione che possa esistere. Mescolate 1 cucchiaino di alcol con 1 di aceto, 10 ml. Con l'aiuto di un contagocce, raccogliere 3 o 4 gocce della miscela. Applicatele nell'orecchio e attendete 30 secondi mentre strofinate delicatamente la parte esterna. Inclinate l'orecchio verso il basso in modo che il liquido possa uscire. Se avete provato tutte le opzioni e nessuna di queste funziona con il vostro problema, vi consigliamo di consultare il vostro medico di fiducia, in modo che vi possa prescrivere un trattamento specifico.